un vino con un piede in Lombardia e uno in Svizzera. Che cosa ci racconterà? Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Sassella di Cantina Triacca. Prima di cominciare, permettetemi di fare un ringraziamento a Elena, che mi ha donato questa bottiglia durante le festività natalizie e mi ha permesso quindi di condividerlo qui insieme a voi e di parlarvi di un vino che appunto è il Sassella di Cantina Triacca. Come avete notato dalla mia apertura di video, parliamo di un vino al confine tra Lombardia e Svizzera. Perché? Perché se da un lato parliamo del Valtellina Superiore, quindi la nostra mente corre verso il nord della Lombardia, la provincia di Sondrio con le sue montagne e le sue valli, dall'altro il nome della cantina ci fa andare invece dall'altra parte del confine e quindi in Svizzera, nel cantone dei Grigioni. Infatti Cantina Triacca nasce nel 1897 da parte del suo fondatore Domenico, che inizialmente commercializza e distribuisce vini all'interno del territorio elvetico, ma poi decide di cominciare anche a produrlo e quindi comincia un'opera storica anche di acquisto di terreni e di tenute in Italia, e più precisamente in Lombardia e in Toscana. Oggi vediamo la parte lombarda della sua produzione, il Sassella. Questo vino arriva dalla tenuta La Gatta, siamo a Villa di Tirano, provincia di Sondrio, e parliamo di un vino prodotto con uva Nebbiolo, quindi quel classico vino con il quale si produce il nostro Valtellina Superiore. Come possiamo vedere dalla scheda, appunto, l'uvaggio è 100% Nebbiolo, l'annata in degustazione è il 2014, la gradazione alcolica è di 12,5 gradi. Andiamo a vedere questo vino più da vicino, partendo come sempre dal colore. Ora, il vino come caratteristica si dovrebbe proporre come colore con un rosso rubino tendente al granato. Qui, come potete vedere dal calice che ho in mano, andiamo già più verso il granato, si abbastanza, diciamo, comincia a vedersi anche qualche unghia un po' aranciata, che è tipica di un vino che ha subito un determinato invecchiamento. Andiamo a sentirlo al naso. Beh, al naso tornano sicuramente le note di piccoli frutti rossi, come ad esempio il lampone, anche un po' di ribes, una leggera nota di fondo speziata, un leggero pepe si sente molto come nota finale. Anche comincia a sentirsi una lievissima nota leggermente balsamica. Questa è anche dovuto appunto all'invecchiamento. Probabilmente se bevete un vino più giovane non sentirete queste note più, diciamo, speziate, tostate o balsamiche. Andiamo a sentirlo al gusto. Allora, ha ancora una buona acidità, il tannino non è fastidioso, un tannino morbido, lascia la bocca asciutta, ha una buona persistenza, anche un buon bilanciamento tra acidità e l'amarezza del tannino, che lo rende sicuramente piacevole. Dovendo parlare delle classiche categorie con le quali noi andiamo a giudicare e a degustare i vini, partendo dal rapporto qualità-prezzo, come vedete è un vino, non dovrei dirlo perché è un regalo, però facilmente ritrovabile su internet il suo prezzo, però è un vino sicuramente con un prezzo non da tutti i giorni, non è il classico vino da tavola, però
È un vino da, magari per un'occasione particolare, da proporre in alternativa a qualche altro grande classico, oppure quando magari vi siete stufati un po' del solito rosso e volete provare qualcosa di nuovo. Con una cifra tutto sommato non esagerata, vi portate a casa la possibilità di sentire, per così dire, un pezzo di Valtellina. Per gli abbinamenti con il cibo, sicuramente questo si abbina alla carne, forse un po' più la carne bianca che non la carne rossa, vi consiglierei con i salumi, e in particolare questo è un vino adattissimo per la bresaola. Ecco, se dobbiamo fare un abbinamento diciamo locale o comunque con un altro prodotto agroalimentare tipico della zona della Valtellina, sicuramente vi consiglierei la bresaola, magari anche con una insalata, con un tocco di parmigiano, un tocco di rucola, quindi con un po' di questo, diciamo, un piatto anche fresco, magari anche estivo. Ecco, questo vino può trovare un suo compagno ideale, oltre ovviamente a primi piatti come anche ad esempio i pizzoccheri, altro piatto tipico sempre della zona. Dovendo parlare delle occasioni d'uso, questo è un vino secondo me da compagnia, quindi è un vino da serata con gli amici, serata piacevole, magari anche una serata invernale. Abbiamo parlato dei pizzoccheri, ecco, i pizzoccheri è un piatto che si degusta molto volentieri d'inverno, quindi magari fuori c'è freddo, il camino, un ambiente raccolto, gli amici, chiacchiere. Ecco, secondo me qui trova un buon abbinamento con questo tipo di serate. Per quanto riguarda la temperatura di servizio, siamo attorno ai intorno ai 12 gradi, 12-14 gradi. Poi chiaramente vi consiglio questi vini di aprirli con un po' di anticipo, magari un 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, è meglio per dare ossigeno e per andare a percepire le note più caratteristiche. Per quanto riguarda infine il giudizio finale, il giudizio complessivo su questo vino, vi posso dire che per quanto mi riguarda, per quanto è il mio gusto, ringrazio Elena di avermelo regalato, proprio perché ha queste caratteristiche particolari. È un vino, potremmo dire, quasi da amicizia, perché è un vino che vedo proprio molto bene abbinato a questo tipo di serate. È un vino buono per fare un regalo, oppure da bere in compagnia, e quindi vi darà soddisfazione. È un vino anche che ha avuto qualche riconoscimento a livello internazionale, ovviamente. Come sapete, i riconoscimenti internazionali a volte possono lasciare un po' il tempo che trovano, però è giusto sottolinearlo. Secondo me è un vino ben prodotto, è un prodotto che può trovare spazio nella vostra cantina, magari come alternativa ad altri vini rossi che normalmente bevete. Bene, anche per oggi la degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, come sempre, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, anzi approfitto, vi ringrazio perché siamo arrivati a più di 200 iscritti, grazie di tutta la fiducia e del seguito che sta avendo il canale. Continuate così, continuate a seguirmi. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, sotto nei commenti e l'hashtag AskTheWine sono a vostra disposizione. Ma prima di spegnere il video, abbiate un attimo di pazienza, perché dopo avervi ricordato che bisogna bere con moderazione ma di qualità e che i minori di 18 anni non devono bere, vi lascio ai classici voti.